Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. La fermana sul campo della vice capolista all'ora di pranzo. Mateliche vi spesero al primo derby tra biancorosse allo stadio Elvia Recina di Macerata. Tappa numero 23 della stagione, la solita domenica complicata. Tocca per primo alla fermana che dopo il derby vinto contro la Samba ha sistemato la classifica e rinsaldato il morale. Ma è una parola andare a bussare alla porta di un Padova reduce da 6 gol rifilati al Mantova. Calcio d'inizio alle 12.30 allo stadio Euganeo. Sono rimasti a casa il lungo degente Comotto, lo squalificato Manetta, gli infortunati Bigica, Demirovic e Boateng. Rientra il portiere Ginestra dopo la giornata di squalifica scontata mercoledì. Ci sarà anche Urbinati nonostante il colpo subito nel derby. In panchina al posto di Cornacchini, anche lui fermato dal giudice sportivo, il vice Bruniera. Alle 17.30 ecco Matelica Vis. La squadra di Colavito è reduce dalla doppia sconfitta in trasferta con Feralpisalò e Sudtirol e quindi vuole ripartire. Gli unici due indisponibili sono Mbaglie e Barbarossa. Sull'altra sponda Di Donato, dopo due settimane di silenzio e soprattutto 4 punti nelle ultime due gare, peraltro senza subire gol, ritrova la parola. Noi domani dovremo fare una partita importante come è stata quella di Modena, come è stata quella di Ravenna, con le giuste attenzioni, la giusta cattiveria, perché sarà una partita, un altro scontro che dobbiamo portare a casa. Vis rivoluzionata dal mercato con 8 innesti, ma sempre in emergenza a centrocampo, fuori Benedetti e Iachi e Tassi, convocato il giovane Galeazzi, mentre resta escluso De Feo, che dopo il mancato trasferimento alla Samb è stato messo ai margini.